Sono una ragazza di 16 anni. La mia vita gira intorno allo studio, agli amici, alla musica, ai social. Questo è il mio mondo. Ma la realtà è diversa. Nella realtà non c'è un posto per me. Sì, ok, so che sono semplicemente un adolescente, ma non riesco a identificarmi in un ruolo. Vedo foto di ragazze che, grazie al loro fisico, sono diventate modelle. C'è chi si è guadagnato un posto nella società grazie alla sua intelligenza e sento le note di chi ha trasformato la propria passione in lavoro. E nella mia testa li immagino felici. Io no, io non mi vedo felice. Forse lo potrei essere, anzi, sono sicura che potrei, se solo riuscissi a trovare il mio posto. Ma sta proprio qui il problema. In cosa impegnarsi? Per cosa sono portata? Mi interrogo, ma non trovo una risposta. Sarà la moda? Sarà la musica? Sarà lo studio a rendermi qualcuno? E allora, provare per credere. Quindi vado in palestra, con la speranza di migliorare il mio corpo. Passo le sere suonando il violino e i pomeriggi studiando dei libri. Eppure, alla fine della settimana questi risultati non mi bastano. Allora ricomincio, insisto. Agli esercizi in palestra aggiungo la corsa, sostituisco i vecchi spartiti con brani più difficili, dedico pomeriggi e alcune sere allo studio. Ma nuovamente, alla fine non mi piaccio, mi vedo ancora brutta, le mie note sono ancora stonate e seppure mi impegno nello studio, i voti restano invariati. Non ho più neanche tempo per gli amici, per navigare un po' sui social. Un altro giorno, un'altra corsa, altri esercizi, altri spartiti, altri argomenti da studiare. E di nuovo, giorno dopo giorno, esercizi su esercizi, note su note, studio su studio, sacrificio su sacrificio, spartiti su spartiti, pagine su pagine. Ma io cosa volevo essere? Felice, realizzata. E invece mi sono allontanata dalla mia meta. Ho sbagliato tutto. Le mie ossessioni hanno rubato parte della mia vita. La perfezione a cui ambivo ha trasformato l'entusiasmo iniziale in dolore.